Salve a tutti, questo è un video tutorial per Nintendogs 3DS, ovvero Nintendogs Plus Cats, creato da Nightfrost Warrior. Allora, la prima volta che accendete il vostro gioco, vi si aprirà la schermata sul canile, dove vi chiederà di accarezzare un cucciolo e poi potrete scegliere la razza che preferite. Allora, io ho già scelto il mio cane, che è un pastore tedesco. Adesso lasciamo il canile. Ed eccolo qui, un pastore tedesco che si chiama Milo. All'inizio, quando avrete acquistato il vostro primo cane, dovrete accarezzarlo e passare del tempo con lui per farlo ambientare alla casa, al nuovo ambiente. Dopodiché vi chiederà di dargli un nome. Quando avrete dato un nome e avrete preso più confidenza con il cucciolo, potrete insegnargli dei comandi. Il primo che vi chiederà di insegnargli sarà quello di sedersi. Ve lo farà ripetere alcune volte e prima che il cucciolo lo capisca. Dopodiché lo pronuncerete nel microfono e il cucciolo si siederà. Ve lo mostro. Sit! Ecco qui. Ci sono altri comandi che potrete insegnargli. Il primo giorno potete insegnargli solo tre al giorno. E i primi comandi sono sit, di sedersi, poi zampa sinistra e zampa destra. Io glielo ho insegnato in inglese, quindi adesso vi farò vedere ve li farò vedere al completo. Sit. Sit. Scusate, si è tolta la visuale. Ok, proviamo. Sit. Sit. Ok. Zampa sinistra. Left paw. Left paw. Ok. Zampa destra. Shake. Bravissimo. Ok. Ora, quando il cucciolo sarà appena arrivato a casa, avrà fame e sete, quindi voi andrete in strumenti e potrete nutrirlo e dargli da bere. Poi gli oggetti essenziali da comprare il primo giorno che lo usate sono andate in negozio, quindi fuori casa, poi shopping e negozio sono acqua e cibo già ve li dà nell'inventario, quindi sono nel mio caso la spazzola per i cani a pelo corto, che è questa qui, quindi voi comprerete la spazzola, questa è pelo corto e questa è per il pelo lungo, a seconda del cane che avete. Poi il secondo oggetto da comprare questi sono per l'addestramento e sono il disco da addestramento, il boomerang che vi servirà per addestrare il cane a prendere il disco e l'esca che vi servirà nelle gare di inseguimento. Avrete già nell'inventario, come giochi, avrete la pallina da tennis e le bolle di sapone.
Per le gare di obbedienza dovrete usare una carta che si chiama AR Card che troverete nel vostro 3DS. Per acquistare i gatti invece dovete attendere un po' di tempo che il cane si sia stabilizzato e la seconda volta che entrerete nel canile avrete la possibilità di acquistare gatti, che sono tre specie, cioè il classico soriano. Poi c'è l'orientale, il siamese, e il gatto a pelo lungo. Le novità di questo gioco sono nei manti dei cani, cioè quando voi avrete l'opzione per scegliere il manto del cane che preferite, potete scegliere anche l'opzione sorpresa, dove vi farà vedere un cane dal manto insolito per quella razza. Per esempio, questo è lo Shetland e questa è il manto nuovo. Potrete farlo con qualsiasi tipo di razza, anche con i gatti. Bene, per questo video è tutto. Vi farò vedere i miei progressi con il mio cane, vi farò vedere il mio branco quando avrò abbastanza soldi da comprare altri cani. E per qualsiasi domanda potrete contattarmi su Facebook e nella descrizione del video vi metterò il mio contatto. Bene, per questo video è tutto, grazie per la visualizzazione e ci vedremo nei prossimi video.